Ciao a tutti, oggi sono qua per aprire insieme a voi l'Hoppipolla di gennaio. È la mia prima box Hoppipolla, quindi sono troppo curiosa di vedere con voi che cosa ci sarà all'interno. Per chi non conoscesse Hoppipolla, è un progetto che ha lo scopo di sostenere la cultura indipendente. Tutti i prodotti all'interno di questa box provengono da realtà creative, indipendenti, italiane ed europee. La proposta è molto varia perché si va dalla musica, all'arredamento, design, illustrazione, editoria, eccetera eccetera. Ogni mese il contenuto della box è ovviamente differente, ogni box è a edizione limitata. Se siete curiosi, qua sotto in descrizione vi lascio il link al loro sito dove potete trovare ulteriori informazioni su questo progetto, tutte le realtà che sono state coinvolte fino adesso, il contenuto delle box precedenti, insomma potete sbirciare le altre box. Ultima informazione che sento di darvi prima di partire ad aprire la scatola, che sono davvero molto molto curiosa: il costo. La tariffa base è di 26 euro più 3,90 euro di spese di spedizione, ovviamente facendo un piano di abbonamento da, che so, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi eccetera, risparmiate un po'. Allora, già la grafica di questa scatola è decisamente carina, ma poi nella lettera che ho trovato allegata c'è scritto che il nuovo anno, perché questa si tratta della box di gennaio come vi dicevo, parte con una provocazione, ovvero ciascuno è artefice del proprio destino. Passiamo all'apertura, sbirciamo un po'. Oddio, già in cima vedo qualche cosa che potrei adorare, visto che sembrano biscotti cioccolatosi. Tra l'altro anche la confezione è veramente molto molto carina. C'è scritto mini pepita, biscottificio artigianale, mondo di Laura. Biscotti artigianali con pezzi di cioccolato, cacao, sale rosa dell'Himalaya. Bellissimo, made in Italy ovviamente. Sono vegani, senza latte. Sono veramente curiosa di provarli, magari alla fine di questo unboxing li assaggiamo. Il prossimo oggetto della box è questo mazzo di tarocchi che avevo già intravisto su Instagram, perché io purtroppo sono riuscita a recuperare la box soltanto ieri, quindi c'era già in circolo da qualche giorno e ho cercato in tutti i modi di evitare gli spoiler, ma avevo intravisto delle carte. Sono molto contenta che siano dei tarocchi. Qua c'è scritto tarocchi arcani maggiori, non sono un'esperta di tarocchi, però è molto carina la grafica. Il mazzo si presenta in questo modo. Adesso vediamo un po', faccio vedere qualche illustrazione. Sono molto carini, mi piacciono i colori scelti, il verde, questo arancione, li trovo molto molto belli. Come vi dicevo, non sono un'esperta di tarocchi, però sono decisamente curiosa. Dentro c'è una mini guida con qualche consiglio sia per gli esperti che per i principianti. Penso che poi ogni carta sia brevemente spiegata. Mentre per quanto riguarda le illustrazioni, sono di Marco Brancato. Finito questo video mi andrò subito a informare, perché ho sempre sempre desiderato un mazzo di tarocchi, anche se non so bene come utilizzarli, ma è una cosa che mi ha sempre affascinata tantissimo. C'è poi questo pacchettino con all'interno qualcosa di morbido, penso sia tipo una toppa. Eccola qua, c'è scritto Fall in Love. Non so bene che cosa possa rappresentare. Inizialmente pensavo fosse un UFO. È sicuramente qualcosa di particolare. Anche in questo caso apprezzo molto l'abbinamento cromatico, super pop. Continuando, abbiamo il numero 1 di Oblow, ovvero il magazine di Hoppipolla, che è fra le novità appunto introdotte quest'anno da Hoppipolla. All'inizio sono riportati tutti i prodotti della box, poi c'è la parola intraducibile del mese, che deriva dalla cultura cinese. No, questa è una cosa però simpaticissima. Tra l'altro, non credo di averlo detto, Hoppipolla è una parola di origine islandese che significa tipo saltare nelle pozzanghere. Ci sono poi diversi articoli, penso anche degli approfondimenti su gli oggetti contenenti della box, ad esempio qua l'illustrazione del mese, che appunto è tratta da uno dei tarocchi, il racconto del mese, molto molto carina come idea. Poi c'è anche la vignetta del mese, insomma ci sono diversi contenuti che poi di mese in mese ovviamente varieranno anche a seconda dei prodotti all'interno della box. Proseguendo, c'è questa busta con scritto The Kind Peach Society. Sapete che io sono fissata con le pesche, quindi promette bene. Wow, pancakes!
Qua c'è la ricetta per preparare dei pancakes. E poi in fondo, per assicurarti una preparazione perfetta, vai su Spotify e scopri la playlist abbinata a questo piatto, a cura di Moeco Munaretto. Allora, sono dei pancakes con latte vegetale, e olio di cocco, sciroppo d'acero. Sono molto simili a quelli che preparo anch'io di solito, poi vabbè, i miei non vengono mai così tanto belli, però la trovo un'idea super carina. A me piace molto cucinare, sperimentare, quindi il fatto che ogni mese ci sia una ricetta diversa nella box abbinata anche ad una playlist, la trovo una cosa molto carina. L'ultimo prodotto della box ci spiega la toppa molto colorata, perché si rifà infatti a questa copertina qua. Piccola enciclopedia del fallimento di Davide Bart Salvemini, realizzato per Oppipolla. Si tratta di una raccolta di storie, almeno a vederlo così mi sembra, e ci sono anche delle illustrazioni. Dietro è riportato un inno alla bellezza delle storie di sconfitta. La piccola enciclopedia del fallimento raccoglie le storie più bizzarre legate al tema della disfatta, in aperta polemica con la natura motivazionale di certi manuali che affollano gli scaffali delle librerie. Raccoglie esempi memorabili di fallimenti e speranze disattese, un inno alla fallibilità umana e alla bellezza di alcune storie di sconfitta. La trovo un'idea veramente carina, proprio perché in contrasto con quanto siamo abituati a trovare di solito appunto in libreria o comunque anche vedere in giro. Penso che si possa imparare tantissimo dai fallimenti, sia propri che degli altri. E chissà, magari a modo suo potrebbe essere una lettura comunque motivante o di ispirazione. È il momento dell'assaggio dei biscotti, fanno un profumo cioccolatoso buonissimo, tra l'altro sono praticamente identici all'immagine, quindi stupendi, veramente stupendi. Il biscotto è bello croccante, forse leggermente troppo dolce per i miei gusti. Ha un sapore veramente cioccolatoso che mi piace molto, secondo me sono perfetti da inzuppare o nel latte o nel caffè barra tè. Si sente che non c'è il latte ma che c'è qualcosa di vegetale, però il gusto è davvero buonissimo e penso che sia la cosa più importante. Questo era tutto il contenuto della box di gennaio. Se siete curiosi di dare una sbirciatina a Oppipolla e eventualmente acquistare la vostra box, il team mi ha lasciato un codice del 10% che potete utilizzare sul loro sito inserendo il codice is the way, lo troverete poi scritto anche qua sotto in descrizione. Io devo dire che sono rimasta molto sorpresa, era la mia prima box quindi non sapevo bene che cosa aspettarmi, ma devo dire che sono molto contenta. Fatemi ovviamente sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti, se conoscevate Oppipolla, se avete mai acquistato una loro box, quali sono state le vostre impressioni, eccetera eccetera. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!